Benvenuti ragazzi su Bradley's File Channel. Cos'è questo video? Questo video è l'intro, la presentazione della furia dei Norreni, il prossimo gameplay che uscirà dopo l'Italia, come avevate deciso più o meno voi nel sondaggio. E volevo spiegare velocemente cosa andremo a fare, quanto durerà, le regole extra che ci saranno, che in verità non sono poi tante, non viene in mente nient'altro. Mi piace solo mettermi dei paletti su alcune cose giusto per lamentarmi poi di averli. Allora, metterò degli obiettivi da raggiungere per questo gameplay. Cioè, sono molto semplici alla fin fine, in questo senso qua. L'invasione totale dell'Inghilterra. Inghilterra e Irlanda sono nostre, fine, le pigliamo di fastidio con Ivar. Il nostro leader, sì, sarà sempre in attacco, mai lasciarlo in panchina. Anche i figli, sempre in guerra, guerra totale, tutti che attaccano come dei disperati. E se morirà, sarà Odino che lo vuole, immagino. Quindi cercheremo di fare l'achievement The Blood Eagle. Perché? Perché mi serve quell'achievement, mi manca ed è anche uno dei motivi perché faccio il gameplay. E poi alla fin fine reinstalleremo sulla legge dei danesi, la Danelaw, prenderemo la decisione della Danelaw, che ora non so bene quanto sia positivo o negativo come cosa, ma c'è e va messa, e quindi così andrà, così sarà. Detto ciò ragazzi, il gameplay dell'Italia è quindi finito. Probabilmente registrerò qualche altra puntata e probabilmente la registrerò nello stesso modo con cui sto registrando quelle di Earth of Iron, che sono già uscite, quindi se le avete viste potete dirmi se vi piace come formato. Taglio parecchia roba, però condenso parecchie cose un po' più interessanti assieme. Ovviamente intendo dire che la parte italiana fino alla fine del gioco, il gameplay italiano fino alla fine del gioco, la farò in quella maniera. Mentre queste qua dell'invasione dell'Inghilterra saranno sempre puntate a mezz'ora in real time, non taglierò praticamente mai niente, al massimo un minuto qui là se c'è da aspettare, non succede niente, e basta, questo intendevo. Detto ciò ragazzi, vi auguro buon Natale, buona vigilia, visto che questo video uscirà la vigilia, e buon anno nuovo, spero. Un saluto. E vi lascio la furia dei Norreni. Ora. Benvenuti ragazzi, la nuova serie parte così. Non so quanti minuti avrò perso nel fare la presentazione, nel momento in cui registro questa cosa qua, tutte le cazzate che ho detto. Mi sono prefissato degli obiettivi e come raggiungeremo questi obiettivi stasera, perché per me è notte ora. Li raggiungeremo facendo una guerra totale ai nostri nemici. Come sapete Ivar, uno dei figli di Ragnar, sarà sempre in battaglia. Vediamo Ragnar com'era qua. Guardate come l'hanno fatto. Strong, Novice Hunter. Uno che capiva le tattiche di guerra. Noi partiamo subito con una guerra. Dobbiamo attaccare Ella di Northumbria che ha ammazzato nostro padre. E ci danno 5.000 truppe, 5.000 vichinghi sono sbarcati qua. E anche Jorvik con il mio fratellino, grande coso, Halfdan. Andiamo subito a maritare il nostro figlio con sua figlia in modo da stringere per bene questa alleanza qua, e votiamo a caso per il regno di Alba, non ce ne frega niente, anzi voto per questa qua perché la nostra tattica sarà, per ottenere quello che vogliamo, l'invasione totale dell'Irlanda. Stabiliremo lì il nostro regno, quello dobbiamo fare velocemente, quindi vinciamo queste due guerre, vinciamo anche in parte. A me della Northumbria per ora non interessa, ma serve più che altro a mantenere debole Halfdan, anche se sembra controintuitivo, non deve espandersi troppo. Ci prendiamo l'East Anglia e poi iniziamo ad attaccare sistematicamente chiunque in Irlanda con la nostra superiorità di uomini. Detto ciò, tiriamo subito sulle truppe. Lasciamo fare ad Halfdan il cazzo che vuol fare lì sotto. Noi andiamo subito in verità in East Anglia. Perché se le cose vanno come penso io, loro prenderanno metà del nord e noi ci becchiamo l'altra metà dopo. Noi dobbiamo chiudere l'East Anglia velocementissimo, in verità. Io ragazzi vi consiglio di buttarvi sotto gli Amon Amarth se siete amanti di quel genere musicale, perché sono il motore che fa muovere. Bravi, però non ho selezionato un cazzo. Allora,
un'invasione totale qui, pa, 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 pa. Secondo voi questi qua, sì, questi qua vengono a guerreggiare. Gli acchi. Troveranno un esercito unito e pronto ad attenderli. Peccato, volevo riuscire a far giù subito tutto. Invece guardate come è infingardi. Speriamo che mio fratello faccia casino là in alto in modo che si spostino fuori dalle palle. E riusciamo a chiudere la guerra velocemente qua. Sono contento che non è entrata la Francia. Mi era anche capitato. Ho fatto un paio di prove per vedere qual era la tattica migliore per riuscire a fare quello che voglio. Questo non è ideale, ma è comunque buono. L'ideale sarebbe stato invadere entrambe e chiuderla subito. Ma non è così. Eh no, tu non scapperai, mi sa, amico mio. Questi qui adesso tenteranno di andare là. E per noi sarà una guerra totale. Perché i vigliacchi, in verità, sono più veloci di noi. Dai, dai. Facciamo andare le mani per bene. 89%, si va per questo e si chiude. Tanto sopra mio fratello sta facendo quello che deve fare. Loro ci riprovano, se arrivano lì con una quantità di soldati sufficienti potrei rinfilarmici, ma non credo. Oddio. No, non credo che la battaglia... No, beh, siamo quasi arrivati alla fine qui. Io andrei avanti qua e poi mi infilerei subito a nord. Dai, 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 dai. Qui ragazzi la velocità è tutto, guerra, velocità, entrare, spaccare i culi, autosalvataggi a manetta perché l'Iron Man mod fa così. E potete andare là quanti volete, ma ormai è finita qua. Eccoci qua. Norfolk è nostra. So it be. Via, si riparte. Si riparte e andiamo qui. Dobbiamo essere veloci a conquistare anche là qualcosa per, da portarsi a casa. Ipswich, Cambridge e... Iarnamosa, nomi palesemente del nord, tranne l'ultimo. Splittiamo Alf a metà. Il muro qui e questi qua dietro. Double invasion. Perfetto. Tutto secondo i nostri piani. Tecnicamente, il nostro caro fratellino Alfdan potrebbe risentirsi del fatto che noi stiamo invadendo qua quello che lui ritiene essere anche suo, e quindi poi venire a rompermi le palle. Ma cercherò di stare bello schiscio e svegliare fuori. Vediamo se riusciamo anche, tra l'altro, Lightfootman create, Bowman create, yes, e in più qui nella nostra bella capitale, che tra l'altro mi pare abbia due, ha i due bonus. L'altra volta quando ho generato non aveva neanche le palizzate. Direi che mi è andata bene. Iniziamo subito a tirare fuori. Oh, giusto, giusto. So che sembrano stupidaggini. Sembrano stupidaggini quelle cose qui del... Come si dice? Di cambiare la cosa e... Diga, se faccio due cose simili non mi viene. Di cambiare la cultura e quant'altro, ma non è vero perché qui siamo ostili, siamo in territorio ostile, loro ci gli stiamo sul cazzo manetta, quindi bisogna iniziare a convertire la cultura. Ah, mia figlia è morta, ok, va bene. Beh, una ragazzina possiamo anche permetterci di perderla. Tra l'altro, questa qua me la bombo, vai. Ho intenzione di rushare il regno, così che poi non mi esplode, i vari figli non mi esplodono quando si va a creare i ducati. E se mio fratello non è abbastanza furbo da sbrigarsi a fare quello che fa, io potrei addirittura andare per... no, mi conviene stare qua a fianco, anzi, mi conviene stare qua e riprendere un po' di supplies intanto che aspettiamo. Perché se mio fratello non è veloce a vincere quella guerra qua, gli entro io nella capitale e mi becco tutto io dalla Northumbria. Non mi piace come roba perché mi creerà un po' di casini. In verità potrei dare a mio figlio, mio primo figlio, no, mio secondo figlio, che è ferito, Grant Title, così. Così siamo tornati a 4 di 4, che anche quello non mi piace. Dovrebbe essere un pochino più alto, ma vabbè. No, non gli piace andare lì. Bisogna aspettare. Possiamo? La rischio. Questi
Qui abbiamo già tutto in strategist, che non è male in verità per un cazzo. Allora vado così. Anche se serve the crown non era per niente male neanche qua. Non so se stanno entrando, ma in ogni caso sì, stanno entrando. Cazzarola. No, devo levarmi dalle palle. Vedete, il caro fratellino non apprezza la nostra interferenza. No, no, no. Fai che vai qua tu. Poi da qui ti butti in mare. Quella guerra lì dovrebbe, ecco, esatto, darci il tempo di levarci velocemente dai coglioni. Avete visto? È che lui non solo ha i suoi soldati, ma c'ha anche quelli di Bjorn, la corazza, perché a quanto pare è più bello fare le alleanze con quei fratelli lì che con me. Non ho voglia di schierarmi, cioè di andare a combattere contro quella gente lì, perché sono veramente tanti e veramente cattivi come la fame. Uomini, 500 uomini, 600 uomini, ah, in verità è ottimo. Aspettiamo un attimo qui in mare che arrivino gli altri e poi proviamo di nuovo a sbarcare. Dovrebbe chiudere quella dannata guerra lui comunque. Mio fratello è al 70%, Cristo. Io voglio andare per... Sbarco qui. Sbarco sulla capitale e do un occhio. Vediamo se arrivano. Ok. Questo qui cosa c'entra, scusatemi? Ha in guerra anche lui con la... E decidi di voler prendere un mio possedimento. Beh, quello che sto per fare... Ah, no. No, sbarco lì e vado qui. A me piacciono i tizi lì in alto che stanno cercando di fregarmi. Oh, se siamo più veloci con l'assedio noi, poi andrei a dargli una manata in faccia. Io spero chiuda quel cazzo di guerra. 77, vediamo quando prendono Danholm. Ho un claim su Altkalt, ma tranquillo che ho i claim su tutto in verità. Andiamo a far visita un attimo a questo tizio qua. Gli facciamo capire che non può prendersi i miei territori come cazzo gli pare. Ecco, infatti. La mia gloria è conosciuta e... Cicognago. Sta durando pure troppo sta guerra, ve lo dico. Dovrebbe già essere conclusa. Eccolo qua. Come vedete, lui si è inchiappettato quello e noi ci inchiappettiamo questo. Va bene così, ce la siamo spartita 50-50 questa cosa qua, e in più mi sono beccato il sud. Ora io non riuscirò a gestire tutta quella cosa qua, ma tanto so di avere un secondo figlio, un bel secondo figlio, che tra l'altro potrebbe sposarsi tranquillamente con cerchiamo di tirare dentro una famiglia dei bei tratti, dai. Grand Title. 1, 2, 3, la 4. Tanto tra un po' vomiteremo nei titoli di cosa. Allora, con l'esercito siamo messi così così. Non male, non bene. Non con... Abbiamo pochi champion, ma possiamo reclutarne. Anzi, io andrei per... Andrei per quello, se no cosa possiamo fare? Negoziamo alleanze con Bjorn, con Halfdan e Sigurd. Si negozia tutto. No, basta con cubine e si va di guerra. Allora, questo 700, questo 400, questo ha un sacco di alleanze, questo non ha un cazzo. Questo uguale, secondo me. Quindi... Full cattiveria, siamo 12 minuti dentro il video, devo fermarmi un po' prima questa volta per il semplice fatto che c'è tutta la presentazione del cazzo. Spero vi piaccia tra l'altro la copertina, ci ho messo un po' a farla dei video. Dichiariamo guerra immediatamente con quel county. Ah! Ovviamente non possiamo fare ancora daci perché non abbiamo ancora questo coso qua di prestigio, ma tranquilli che 600, dichiara guerra.
Tira su tutti, li tira su due alla volta. Ovviamente i nostri fratelli decidono tutti di appoggiarci in... Ah, così fate voi. Sì, un generale a 15 dovrebbe essere mio figlio. Tesori, bene o male finiamo per combattere, quindi tanto vale farlo subito, no? Anche il nostro fatto viene spread date. Oh, oh yeah. Si va alla conquista. E probabilmente verrai massacrato nuovamente. Dovevi scappare dall'altro lato, ma hai fatto quello là. Mangiati. Ah, boh, domain limit, ma questa è una cosa che starà qui per parecchio tempo, secondo me. Giusto, abbiamo anche un sacco di problemi per via del low control nei vari posti. Sinceramente... Sì, dai, facciamo così, cerchiamo di bilanciare sta cosa. Dai, 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 ticca. Blitzkrieg, ragazzi, Blitzkrieg, creare regno, fare immediatamente. Perché il nostro caro Ivar è un vecchietto, non dura tanto se facciamo le cazzate. Anche se è un vichingo. Ecco, cosa fanno questi? Vabbè, niente, senza neanche finire l'assedio. Disbandiamo tutto, perfetto, andiamo avanti. Allora... Giusto perché così ci diamo un obiettivo a breve termine. Abbiamo 3 posti, ce ne servono 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, quindi easy peasy lemon squeezy. Se mi attaccare i più deboli perché a fin fine voglio sbrigarmela fast quella cosa qua. Declare war, county. Ah, 3000 uomini, Cristo. Perché? Ah, non avevo visto gli alleati. Oh cazzo. Oh, ho fatto la stronzata. Dobbiamo chiamare. No, dov'è che. Oh, cos'è la sua? Persona in champion. No, si deve chiamare. Eccolo qua. Sigurd Sneak in the Eye. Ma in verità possiamo chiamare un sacco di gente. Chiamo cosa? Alfdan. No, io vorrei chiamare proprio. Ecco, questo qua. 150, ma sì, dai, Cold War, è già così, dovremmo aver fatto. Fatemi sfatti, noi ci concentreremo. Qua quanti ne hai tutti gli uomini? 700, dichiaro guarda pure te. Io, visto che sono dovuto... Visto che ho dovuto dichiarare guerra in sta maniera qua, tanto vale. Allora, prendiamo subito qua. E non so fare gli stronzi, adesso loro andranno per la mia capitale, una rivolta addirittura. Eh beh, ci sta in verità. Contadini di sta ceppa. Guardate, noi andiamo per Dublino. Ah sì, bravi. Finisco qui e poi vengo a trovarvi con la mamma. E tutto il resto. Io spero che il mio alleato arrivi. Dai, dai, dai. Ticca, che andiamo a calpestargli la faccia. In modo gentile, ovviamente. Oh, penso siano arrivati i nostri alleati di sotto, almeno una parte di quelli che dovrebbero essere i nostri alleati. Qui l'abbiamo risolta con Steel, è una guerra finita. Perfetto. E adesso risaliamo qui. Purtroppo ci tocca andare là in alto a pestare l'esercito. Oh, ha dato un bambino. Nuova lifestyle, forse mi viene molto utile. Friendly casualties meno 20%, ottimo. Dove cazzo è? Dove cazzo è? Ah, eccolo lì. Ah, sapete cosa vi dico?
Visto che loro hanno conquistato lì, noi andiamo per... Ma vanno in mare? Eh vabbè, andate in mare, cosa vi devo dire? A sto punto vado per la capitalina qua. Andiamo a guerreggiare. Abbastanza confidente del fatto che possiamo farcela. Se non finiscono le risorse prima... Questo ci dà un bel vantaggio se riusciamo. Eccoci qua. Ciao bello. Ehi papà Ivar che ti fa vedere come si fa a prendere i pugni in faccia. Oh sì. Ci stanno massacrando un bel po' di soldati. Vigliacchi. Peccato che abbiamo il vantaggio di essere veramente più forti di loro. Questo qua penso si ritirerà un bel po'. Vabbè, è finita lì. Adesso vediamo il nostro alleato che cazzo fa. Ti prego, non dirmi alleato che vieni qui da me, cioè non serve veramente. Sì, c'è una rivolta, rally the troop. Niente, vieni qua da me. Rompermi gli zebedei. Che è questo qua? Mio cancelliere. Sì, ma si è fatto fare delle palle. Guardate i rivoltosi come si... No, sto qua, io chiudo la guerra. 98% tra l'altro. Beh, praticamente 99. Ah, sta ticcando. Allora non me frega niente. Vado a seccare un attimo i rivoltosi. Force demands. Sweet B. Forse non ci conviene neanche chiamarlo. Ho buttato via un po' quei... Come vedete, ragazzi, con la violenza si risolvono parecchie cose. Non credo abbiamo abbastanza terra per fare il regno. No, mancano ancora due cose, ma... Scusi un attimo, questi qui che stanno raidando. Sì, voi riuscirete a raidare, ma io ti prendo e ti spacco la faccia. E qua. E in più, visto che hai fatto la cazzata, poi ti invado anche. Rise of the Scots. Oh, questa non mi è riuscita. Allora, fatemi leggere un secondo. Ah, sì, praticamente sono gli scozzesi. Voglio buttare giù per dichiarare guerra. Mi fai per piacere? Cannot disband. Puoi per piacere? Non ci sono nemici around, fidati. Che bella bambina che sei. Adesso ti dichiaro guerra. Possiamo anche invadere il Daci adesso volendo, ma non lo farò. Tu hai alleati? No, io ti ho detto. Ah, Alster, declare war. Tutto il Daci? 188? È un po' tanto prestigio. Ma sì. Ma sì. Prima andiamo, no, non abbiamo più tanti soldati, quindi bisogna giocarcela bene. Chiudiamo una e poi chiudiamo l'altra. In verità avevo tutto il tempo di fare una alla volta senza fare quel casino che ho appena fatto. Non ho più soldati a splittare, non ho così tanti soldati a splittare. Ma sono abbastanza... sono abbastanza un cazzo. Non puoi andare a piedi. Sì, no, la capitale mi darebbe veramente fastidio. Ah, un altro bambino. Facciamo così intanto un attimo. Terzo figlio, io ho un terzo figlio che è un po' stronzo, poveretto. Però diamogli questi due posti qua. Già. È arrivato il momento di levarsi dalle palle, vero? Ma ti ci devo io dalle palle, vai tranquillo. Già che ci sono conquisto prima te. Diplomazia. White peace, declina. Mi piace quando si tentano così. E io penso farò white peace perché se no mi spacca la faccia. Kingsguard. Non molto utile al momento, ma... Probabilmente era più utile andare con la cosa centrale, ma io sono stupido.
Ne pago le conseguenze, probabilmente. Hai finito di fare il cretino? Adesso vengo a prenderti io a casa, vediamo se hai finito. Ah no, guardalo, guardalo, guardalo. Dio santo. Force Demands. Adesso riusciamo a fare una prima puntata con i fiocchi esplosiva. Mi ha tirato in guerra quell'altro, mi ha tirato in guerra, Cristo. Quanti soldati ha? Più di noi. Che palle. Va bene, dai. Call to War contro... Sì, quello. Grande. E adesso sono cazzi vostri. I vichinghi sono così, amici, hanno i fratelli, chiami i fratelli. Allora, cosa fa questi 23 che rientrano prima della fine? Eccoci qua. Papà! Andiamo, andiamo, andiamo per la battaglia, amico mio. Va bene anche pace bianca. Cristo, se sono veloci. Si ritirano, li abbiamo presi, 6.000 uomini. Tonso pugni in faccia. Andiamo a... proprio a ridurli a uno schifo in modo che ci paghino le repair della guerra. Ho preso questi per sbaglio. Vabbè, invadiamo. Sto andando a velocità 5, però non riesco... Ah, mi sa che è morto mio figlio. Peccato. Oh no. È qui la guerra, Cristo, vero? Sono stupido. Fidè che andare a velocità 5 però è veramente uno stress. Eccoci. Buono, nuova perk style e in più. Abbiamo più un generale. Lui qui non è che sia di grande... Ma sì, mettiamocelo e va avanti a fare quello che devi fare. E noi mettiamo questo, Serve the Crown, che ci dà dread e controllo, perché alla fin fine è quello che ci serve a noi. Là ha vinto la battaglia di poco e niente, va bene, almeno ci paga la reparation, 25 moneta, Sweet B, disbandle, e fine, buon ragazzi. Devo aver sbagliato qualcosa, perché non leggo... Ah, perché mi manca un daci, giusto? Non posso creare... Non posso creare questo perché mi manca un daci. O creo quello di Dublino. Questo qui. Ok. E poi... Sarò stronzo. Ecco qua. Abbiamo creato l'Irlanda. Buono, signori. Direi che siamo stati velocissimi dentro la puntata a manetta. L'Irlanda è stata creata con capitale a Ul. E nella prossima puntata inizio a dare via questo demesco accumulato facendo guerra a destra e a sinistra come un disabile. E vediamo anche tutte le altre cose che ci sono aperte. Ma da lì in poi andremo giù. Però, cioè, ingloberemo qui, ingloberemo là, ingloberemo ovunque. Fino a quando l'Inghilterra sarà nostra e sentirà la furia dei Norreni sulla loro schiena. Volevo dire sulle loro palle, ma quello che è. Quindi diciamo che per un inizio col botto. Il grande Ivar riesce a consolidare un regno prima della sua fine, avendo fatto guerra a mezzo mondo. Vediamo come sistemerà i suoi figli. Questo è nano. No, è finito con concubina. Ah, beh, non si fa scappare niente qua comunque. Buon ragazzi, per questa prima puntata è tutto. Sistemeremo l'esercito, sistemeremo tutto quello che c'è da sistemare. E vedremo poi come andrà avanti, perché sono 500, 5.000 uomini che adesso devono venire su. Vi auguro un buon Natale in chiusura, perché questa puntata dovrebbe uscire il 24, quindi... L'avrò già detto magari nell'introduzione, ma ve lo ripeto se non l'ho fatto. Buon Natale, ragazzi. Speriamo che il 2021 non faccia schifo quanto il 2020. A voi.